fotografico faccio FP Bauer, quindi insomma l'evento è decisamente in famiglia, e siamo qui per presentare il libro di Marco Bardino. È un libro che si intitola Unsung Heroes, scritto in una maniera che sembra un refuso tipografico, ma non è così, è scritto Heroes e non Heroes, scusatemi la cosa letterale, insomma, perché questi heroes sono sia un modo slang per dire la parola eroi, ma è anche in uno slang americano un tipo di sandwich, se non ricordo. Sì, di sandwich con delle meatball dentro. Ecco, per cui c'è questo gioco di parole, e in più, questo lo slang non si è messo anche la fotografia, c'è è proprio in parabrezza c'è questa. È uno sticker che ho trovato sulla macchina. Unsung Heroes, che significa eroi non cantati. No? Sì. Questa è una delle suggestioni da cui partire. Perché si tratta sostanzialmente di Viaggio on the Road, che Marco ha fatto negli Stati Uniti, in alcune parti degli Stati Uniti, e in questo viaggio si è focalizzato, diciamo, su alcuni elementi. Soprattutto si è focalizzato su frammenti più che su grandi spazi, ma poi piano piano questa cosa la capiremo meglio. Quindi diciamo che davanti alla vastità del territorio americano, davanti alla, come posso dire, anche all'epopea, no? anche il cinema, voglio dire, ne ha parlato molto, il cinema on the road americano, grandi spazi, grandi deserti, Marco invece decide in qualche modo di muoversi molto, avvicinandosi molto ai suoi soggetti e quindi in qualche modo negando queste aperture, salvo poi ogni tanto invece concedersi qualche momento più, chiamiamo così, più eroso. Fatta questa brevissima introduzione, vorrei fare qualche domanda a Marco e diciamo, visto che stiamo parlando di fotografie fatte negli Stati Uniti, fatte in America, la prima domanda che volevo farti era in che misura, quanto in questo lavoro ci sia l'influenza proprio dei grandi fotografi, ovviamente in particolare americani, ma anche nel caso non americani, che hanno poi affrontato una tematica simile, cioè il viaggio degli Stati Uniti. Non, dico non americani perché uno dei più famosi è Robert Frank, che è naturalizzato americano ma svizzero di nascita. Poi c'è Friedlander, Dorke Evans, Stephen Shore, William Anderson, insomma sono molti. C'è quanto c'è influenza e come tu ti sei rapportato a tutta questa tradizione? Beh, sicuramente non si può prescindere da questi mostri sacri, questi autori che mi hanno letteralmente formato da sempre. Ma non si può nemmeno prescindere da arrivare negli Stati Uniti e trovarsi un paesaggio che poi alla fine sembra che tu ci sei già stato negli Stati Uniti, perché tutte le immagini che tu vedi fin da piccolo, tutto il bombardamento che c'hai dal cinema e dalla fotografia, dai media, tu arrivi negli Stati Uniti e sembra che ci sei già stato e hai già ripercorso tutti quelle situazioni, quelle atmosfere lì. Quindi sì, beh, sicuramente tutti quelli che hai citato, uno fra tutti è Shore, che con Uncommon Place è un po' la mia Bibbia, Stephen Shore con Uncommon Place, che l'ho letteralmente portato a letto per giorni e giorni, l'ho continuamente sfogliato e sono tornato in certi punti, dove in certi spazi dove Shore aveva, in quella campagna, in quella provincia americana, e sicuramente lui è uno dei miei capostipiti. Poi c'è, vabbè, Eggleston, che quando ho conosciuto il suo lavoro non ho mai più fatto una foto in bianco e nero, perché mi ha veramente aperto un mondo. Poi vabbè, diciamo che la mia formazione è un po' un miscuglio tra il sentimento americano e un po' invece il rigore tedesco, e quelli che mi hanno, diciamo, rapito di più, che mi hanno, non so se mi hanno fatto del bene o del male, sono i Becker.
con la loro serialità e il loro punto di vista stretto. E non so, dico che non so se mi hanno fatto bene o male, perché poi da quando li ho conosciuti, da quando ho sfogliato i loro libri, io ho iniziato tutta una mia ricerca abbastanza rigida, abbastanza stretta. Quindi c'è un po' un miscuglio tra il mondo, il sentimento americano e il sentimento, cioè la rigidità e la serialità tedesca un po' nel mio lavoro, nel mio piccolo poi, ovviamente. Beh, altre cose che mi hanno, soprattutto in questo lavoro, che mi hanno ispirato, diciamo, sono dei racconti di Raymond Carver che ho letto nel corso dei miei viaggi, che sono delle poesie che danno uno spaccato, delle flashate di vita proprio, che poi, non so, ti ritrovi in delle situazioni, delle visioni, dei dialoghi che hai con le persone, che poi io ho rivisto nelle poesie di Carver. E poi un altro che non vorrei scomodare è anche Baudrillard, nei suoi studi, nel suo saggio sull'America, che è uno spaccato molto lucido, molto, molto lucido da un occhio europeo, cioè vedere l'America con occhi europei. Quello mi ha sicuramente aperto la mente. Beh, sì, chiaramente, ecco, tu hai parlato di serialità, di coniugare in qualche modo la serialità di tipo tedesco a uno sguardo americano. Ed effettivamente si nota che c'è una ossessione visiva di ripetizione comunque in questo lavoro, perché abbiamo sostanzialmente il protagonista assoluto è l'automobile, no? E quindi in questo senso è chiaro l'aspetto seriale. La cosa interessante è, a prescindere da questa questione di serialità che è molto evidente, è il fatto che, per esempio, in altri lavori di Marco c'è un impianto sicuramente di analisi dello spazio urbano che è fatto di visioni allargate, di situazioni che comprendono, come dire, un paesaggio che racconta in maniera plurale, no? Lo spazio che hai di fronte. Invece in questo caso c'è stata un'esigenza di chiudere, no? Che chiaramente te lo chiedo adesso perché secondo me forse c'è un rapporto col catalogo anche, oltre che sul problema dello spazio, cioè il grande spazio americano, beh, forse incommensurabile, la voglia di catalogare, ti chiedo, non so. Sì, sì, beh, dipende. Allora, cioè tu forse fai riferimento a dei lavori che ho fatto in passato, molto aperti, molto grandangolari, in dei luoghi che conoscevo molto bene, come Milano, vabbè, e altre parti che magari potevo fare sopralluoghi, potevo tornarci in continuazione, quindi lì mi permettevo di aprire le immagini e di far entrare un po' tutto, perché conoscevo perfettamente il luogo. Invece quando vai in America, l'America è così grande, così immensa, così potente, che un po' ti ridimensiona, secondo me. E allora forse per timore, per reverenza, per un attimo per timidezza, ho iniziato a lavorare e a chiudere un po' l'immagine e a toccare più con mano, più con la materia, le cose che stavo fotografando, cioè quindi avvicinandomi e chiudendo un po' il raggio. Anche perché comunque ho lavorato con il 6x6, poi questa è una questione tecnica, io preferisco lavorare con degli obiettivi normali o semi grandangolari con questo formato, perché non mi piace molto aprire. E poi in questo lavoro sì, ho usato un po' una narrazione un po' frammentaria, che ci sono dei dettagli, ci sono delle visioni un pochino più aperte, poi ci sono ovviamente anche tipo delle visioni un po' più ampie di paesaggio, non tante, che sono un pochino più emblematiche, un po' più misteriose, che non ti raccontano molto di più di quello che ti raccontano i particolari, anzi quando chiudo racconto di più, le altre un po' ti destabilizzano. Sì, sembrano quasi un momento di pausa per un certo
rispetto a un discorso molto serrato. All'inizio non dovevano quasi nemmeno entrare in sequenza, poi dopo sono entrate e secondo me funzionano, perché comunque non ti contestualizzano al massimo, ci sono delle montagne un po' dei Mesa, queste montagne erose che trovi in America, che sono un attimo, cioè un po' di paesaggi che io vedo un po' misteriosi e che comunque ci stanno perfettamente nel racconto, nella narrazione. Ritornando al frammento, siccome hai citato Baudrillard sul passaggio sull'America, io trovo che alcune delle cose che tu hai individuato proprio come particolari all'interno di questo tuo catalogo, che in qualche modo è un catalogo, anche se non è, volutamente non ha la stessa, come dire, regolarità tedesca, no? Però ogni manca, ho notato che ci sono una serie di cose che possono ricordare certe tematiche, diciamo, postmoderne, che sono poi quelle di Baudrillard, sono la presenza di immagini dentro le immagini, anche se che possono essere sia i riflessi sui parabrezza, in questo caso alcuni sono più discernibili, altri sono più difficili da capire. E poi ce n'è una in particolare, se non ricordo male, che c'è una montagna disegnata e poi c'è il cielo azzurro, o qualcosa del genere, adesso non ricordo. E sembra un paese, non so se poi invece sia un logo che io tematizzo in questa maniera, adesso non so quando passerà. Però insomma, l'idea è che c'è una fotografia dentro la fotografia. Sì, un'immagine dentro la fotografia. Che quindi, e poi c'è anche questo uno. E poi dall'altra parte il cibo, i resti di cibo, che è quasi tutto, anzi, totalmente junk food, che è un cibo artificiale, è un cibo che è totalmente lontano dalla natura, è un simulacro di cibo, insomma. Quindi ecco. Sì, diciamo che poi sono andato a scoprire, a scovare magari. Ci sono degli indizi, io la vedo un po' come una caccia al tesoro, questo mio lavoro, che un po' ha gli indizi che poi portano a qualcosa oppure non portano a niente, però caso strano, poi adesso non so se è passato o passerà, una delle ultime immagini che ho fatto, che ho scattato negli ultimi giorni che ero lì in America, ho fatto due viaggi, nell'ultimo viaggio che ho fatto a Las Vegas, ho scattato tipo la foto di una chiave d'oro, che ho trovato e che è questa, che poi ho ripreso e con cui io firmo e dedico ai più fortunati le copie del libro, e non so, questo è un po' l'emblema di, non so, di un percorso che mi ha portato a trovare oggetti e a raccontare l'America in questo modo. Aggiungo una postilla che non è una domanda, ma così, anche quando il paesaggio è presente, come tu hai detto giustamente all'inizio, il paesaggio americano è il paesaggio più in immagine che noi conosciamo, nel senso che prima di ecco qua, questa è la chiave, cioè, è sempre in immagine, cioè noi andiamo nelle montagne rocciose e siamo in un film, sì, un western, non ci possiamo fare niente, è possibile viverla come un luogo reale, no? E comunque per noi un luogo già immaginato, un luogo già reso simulacro, quindi diciamo che non a caso ci interessa l'America, sì. Non per niente, insomma. E un'altra domanda che potrebbe essere interessante, perché sicuramente affrontare appunto il paesaggio americano, abbiamo appena affrontato il discorso del cinema, il western, ma anche altri tipi, road movie, ma anche i film gang, no? O anche certe macchine potrebbero essere anche le macchine pronte per una rapina, voglio dire, no? Secondo te, quanto spazio ha il cinema in questo tuo lavoro? Nel senso, se c'è, è stato anche fonte di ispirazione, e quanto tu pensi che affrontare l'America, se nell'affrontare l'America il cinema sia meglio della fotografia, oppure se abbiano due specificità diverse, cioè, come è? Il cinema sicuramente ha più narrazione, ha più elementi di strati per raccontare o documentare qualcosa, cioè perché c'è l'audio, c'è il movimento, invece magari la fotografia la vedo più come più sottrarre qualcosa. E vabbè, l'America ovviamente, come si diceva, è
è super fotogenica, è super stereotipata. Sicuramente è un luogo adatto per essere fotografato, cioè anche per il cinema, però cioè, secondo me è anche adatto per essere fotografato anche per la sua potenza degli elementi, la sua potenza della terra e del cielo così forte. Adesso cito ancora Stephen Shore, che comunque in una sua intervista mi aveva colpito perché diceva quanto lui, cioè quanto gli americani, quanto lui contemplasse e fotografasse in maniera diversa dagli autori europei, perché appunto c'era un cielo che per metà dell'immagine riempiva metà dell'immagine, tre quarti dell'immagine, e quindi la composizione veniva così. Invece tipo uno stesso Thomas Trout, che lui vedeva magari contemplare, comporre l'immagine in maniera completamente diversa. Poi c'è questa luce potentissima, queste ombre che creano vuoti e spazi, e cioè sei sempre lì a 8 e mezzo di diaframma, 125 di tempo e 160 di ASA, cioè non usi nemmeno l'esposimetro, che è tutto perfetto, cioè, tutta una luce, la accendono la mattina, la mattina la spengono la sera, quindi sì, è proprio fatta apposta per il cinema, secondo me. E visto che hai parlato appunto di differenza, no, tra fotografia americana, fotografie fatte in America, da americani o da europei, e siccome tu hai compiuto un viaggio, no? On the road nell'America profonda in un certo senso, tu trovi possibile, ovviamente non nella medesima modalità, però trovi possibile un analogo viaggio fatto in Italia, e secondo te che problematiche ha, che punti di contatto o che punti invece di differenza? Sicuramente l'Italia e l'America, cioè io trovo proprio una cosa completamente diversa, perché cioè, se facessi un viaggio in Italia sarebbe completamente diverso, perché vabbè, a parte per la morfologia del territorio, per la geografia del territorio, per tutti questi fattori qua che sono completamente diversi, e per la stratificazione che abbiamo urbanistica, e in America invece c'hai un'apertura, qua c'hai tutto l'orizzonte frastagliato, c'è sempre qualcosa che ti chiude un po' l'immagine, no? E invece lì c'è un'apertura totale, è tutto molto più limpido, più aperto, più respira di più, anche i rapporti che c'hai con le persone, qua sono un pochino più, cioè lì sono proprio, forse non dico superficiale, che magari può sembrare una brutta parola, però sono molto più aperti a tutto, e questo si vede sia dai rapporti che dal paesaggio, no? E forse perché hanno una storia un pochino più un po' più leggera, almeno di quella che abbiamo noi, della stratificazione che abbiamo noi nel territorio e tutto. Lì c'è proprio questi elementi giganteschi, e poi il territorio, non c'è stratificazione di territorio, c'è solo un sovrapporto di elementi antropici, sì, che sono l'omologazione totale, però che si sposa perfettamente, cioè quasi vettoriale, è un vettore sul territorio americano, che qua è impossibile. Cioè abbiamo provato a ricreare un po' l'omologazione americana con i centri commerciali, con le catene, così, però non è che ci viene così bene, per fortuna. Però lì è fatta poi, è tutto fatto. Abbiamo creato dei Frankenstein, dei Frankenstein, però che cioè, se metti McDonald's dentro il Colosseo e stanno un po'. Tanti, sì. Non abbiamo finalmente, non siamo arrivati, però in Piazza di Spagna ce l'hanno messo. Sì, infatti. Però ecco, ti stimolo, provando a girarti la domanda in un altro modo. Tu hai giustamente detto, quando vai negli Stati Uniti è come se fossi, sei sempre davanti a un'immagine, no? È come se fosse sempre una realtà di secondo livello.
Però in fondo l'Italia è altrettanto così per certi versi, no? Poi qualunque straniero venga in Italia, come dire, specialmente di fronte alle grandi città classiche, si ritrova in una situazione molto analoga. Eh beh, certo. Cioè, forse c'è una... non so, infatti gli americani che vengono qua non so, vanno alle Cinque Terre, o dei luoghi molto chiusi, molto piccoli, loro vogliono un po' rinchiudersi, mentre noi magari arriviamo lì e cioè bisogno di apertura, loro invece hanno bisogno di qualcosa di più stratificato, di un pochino più chiuso, gli piacciono tipo i paesini, le cittadine, le piazzette, cioè hanno bisogno di qualcosa di un pochino più ristretto, un pochino più intimo, mentre quando vai lì invece è tutto bam, tutto a mille. E dici questa cosa e nel momento in cui la dici, io una cosa che non avevo mai detto nelle tue fotografie, c'è anche qualcosa di intimo in queste immagini, in qualche modo, no? Sì, è un po' un timore a trovare qualcosa di... cioè a non aprirsi troppo, perché sennò ti tira, il paesaggio ti tira uno schiaffo, cioè un po' così. Va bene, ti faccio un'ultima, appunto, di un'ultima domanda, poi se qualcuno ha delle curiosità, delle domande da fare, un po' di osservazioni. Siccome la grande protagonista, poi questa volta lo splendida del Batman, di queste immagini è l'automobile. No, l'automobile è chiaramente uno dei topos, ricordo quei due, ma è un caso, è un topos della cultura americana. Loro si spostano in automobile, hanno grandissimi spazi, grandissime distanze, e quindi hanno una cultura dell'automobile. La benzina costa pochissimo, no? E quindi certo. Però addirittura ci sono le metropoli che sono quasi prive di servizi pubblici di trasporto, e queste enormi arterie piene di macchine, insomma. E poi il viaggio on the road, eccetera, eccetera. Quindi la macchina è il grande protagonista. Vuoi qualche commento da fare rispetto a questo? Sì, sicuramente è il punto nevralgico, il centro della cultura americana si basa sulla macchina, sull'automobile, perché non fai niente senza l'automobile, almeno nel West. Era questa quella che hanno, queste specie di montagne segrettate, no? Che sono però... Sì, una rappresentazione. No, e quindi l'automobile è un po' il punto... cioè non fai niente senza l'automobile, vai a fare la spesa con l'automobile, mangi in automobile, guardi film, driving in automobile, persino... fai il bancomat in automobile, cioè che la prima volta che ci sono stato credo di essere in un distributore, invece tipo di erogare benzina tirava fuori, cioè erogava soldi. Quindi cioè fai tutto con l'automobile, alcune città, quindi tutto il tessuto urbano è legato a quello, fai conto, non so, una città come Los Angeles, se devi andare a comprare un dentifricio, una banana, ci vai, sì, assolutamente ci vai in macchina. E quindi mi è sembrato un po' spontaneo e doveroso fotografare, cioè non so, mi è venuto spontaneo iniziare a lavorare su, essendo sempre in macchina, sempre nei parcheggi, poi i parcheggi sono un po' le polis americane, dove ti incontri le persone, cioè dove io mi ho fatto gli incontri più disparati con la gente assurda, dal Navajo che ti vuole far fotografare la macchina, cioè nel punto suo più splendente, al reduce della Corea, che anche lì c'ha l'adesivo attaccato, o gente che magari curiosava e capiva, non capiva come... cioè che fotografava magari con un 6-6, con una macchina un po' ingombrante che non aveva mai visto, quindi ti parlava di queste cose qua, e vabbè, sì, la macchina fa parte della loro cultura ed è importantissima, e questo non è passato inosservato nelle mie fotografie, anche perché poi da scuola Becker ho iniziato serialmente a fotografare tipo nei parcheggi, carrozzerie di macchine, cioè facevo un video all'archivio di un carrozziere. Poi adesso qua ce ne sono, ecco, 40. A proposito, penso che ne molti di voi dicono, a proposito di carrozziere, però c'è un'epopea un po' della decadenza la tua, nel senso che hai
prediligi non la macchina, non la nuova fiammante. No, non quella customizzata, ma quella più vissuta, quella che ti racconta un pochino di più del suo proprietario, perché la macchina poi vive una vita in simbiosi con il suo proprietario in America. Cioè è completamente diverso il rapporto che si ha con la macchina in America piuttosto che il rapporto che si ha qua in Italia, che è un pochino più un mezzo di consumo utile, che poi a un certo punto dopo un po' di anni lo butti. Invece lui proprio vive, cioè non è usata, è vissuta, e questo si capisce, si sente, cioè proprio dalle carrozzerie, dalle cicatrici che ha, dai punti, cioè vedi degli scassoni degli anni 70 bellissimi che vanno in giro ancora con il proprio proprietario, anche i cimiteri di macchine in giro per le campagne, uno magari un po' sedimento, la macchina non è che poi la rottama, la butta nel suo campo che pian piano ci germogliano fiori e crescono e poi prende altre sembianze. Questo è una cosa che mi ha colpito e non lo so, ha fatto uscire fuori anche questo sviluppo, questo lavoro. Bene, se volete, se qualcuno vuole. È un po' casa questa tua automobile, no? È un po' casa, sì. Ma infatti, guarda, gli americani prima di avere una casa hanno un'automobile, ne ho visti tantissimi, poi dopo anche la depressione, quello che hanno avuto negli ultimi anni, c'è gente che proprio non ha casa, ha perso tutto e vive in automobile. C'è gente proprio che porta anche famiglie, io ho visto, cioè, poi si portano in giro, magari si portano in giro la propria casa, sai, quelle le case standard che ti porti con il carretto e così. Sono molto, diciamo, nobili, nomadi in America, che è un paesaggio così vasto, devi avere mobilità. Sì, però dico, al di là di questa estremizzazione di chi proprio vive in auto, perché magari ha perso tutto, nelle tue foto, certo. Guardandole adesso così, nei particolari che tu vai a, che sei andato a questi frammenti, no, identificare, c'è sempre questa presenza di chi abita nell'auto, quindi casa e abitare in questo senso più, se vuoi, no? Più intimo, più... Sì, cioè, ci sono degli oggetti, delle cose della vita comune, dei piccoli particolari che comunque ti fanno pensare a questo, di come la macchina è così vissuta, è così un elemento fondamentale della propria quotidianità, della propria cultura. Poi vabbè, volevo dire un'ultima cosa su quale libro, perché poi sto presentando un libro, certo. Quindi... Esatto, sì, è vero, infatti, il fatto di cosa significa fare una serie fotografica e poi decidere di costruire un racconto che si trasforma in un libro. E poi è la prima volta che ho fatto un libro e diciamo che è stata un'esperienza super positiva, perché vabbè, a parte che hai un oggetto che puoi portare in giro e dove non vai tu va lui, e poi un oggetto che dentro ha 42 immagini. Io in passato ho sempre fatto solo mostre e tipo hai voglia a esporre 40 immagini, devi avere uno spazio enorme, uno spazio che comunque rimane in quattro mura ed è difficile da portare in giro. Invece il libro ha molta più fruibilità, è molto più un oggetto che comunque viene sfogliato e arriva in mano a un sacco di persone che non potresti magari nemmeno conoscere, farlo vedere. E poi in questo caso il lavoro, vabbè, al 100% è stato fatto da un grafico e da il progetto proprio grafico è stato fatto da Emiliano, che fra poco verrà qui al mio posto a parlare dei suoi progetti, e niente, è stato un valore aggiunto anche fare un editing, perché io l'editing, cioè le prime volte che ho parlato con Emiliano gli ho portato solo un plico di provini e poi pian piano abbiamo creato insieme una selezione, però
mi sono fatto guidare un po' da un occhio esterno che non aveva fatto quel viaggio e poi non aveva scattato quelle foto, perché io poi magari sarei stato più, non so, sarei andato molto più a sentimento e avrei messo più delle immagini che per me erano importanti, cioè tutto per dire che secondo me è sempre un bene fare un lavoro e poi metterlo in mano anche a un occhio esperto esterno. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che il libro c'ha un testo di Francesco Spampinato, che è un testo bellissimo, che mi è piaciuto tantissimo. E inizia con un piccolo aneddoto di un racconto che io gli avevo fatto, ossia, non so se avete visto, a un certo punto c'è un lama. L'unica immagine che non c'entra col libro è un lama che io ho fotografato, che ho trovato nel Montano, nel Montana, e tra un po' magari arriverà. E niente, un tipo voleva vendermi un lama in mezzo al Montana, cioè come se fosse una macchina, no? Ed era lì che stava pascolando sto lama, e questo mi fa: oh, stai facendo la foto? Lo vuoi sto lama? Portatelo in Arizona, che io c'avevo la macchina targata Arizona. E io e Giulia, che è la mia compagna, che mi ha accompagnato in tutti questi viaggi, in questi due viaggi, fa: ma cosa ce ne facciamo in sito là? Fa: vabbè, dai, allora vieni a vedere i miei splendidi cavalli nel mio ranch. Noi vabbè, abbiamo tirato telato dritto, perché poi non ci sembrava abbastanza prepotente, poi le persone lì sono tutte armate, hanno tutto in ferro, e quindi abbiamo detto no. Quindi questo parla di questa situazione, di questo piccolo aneddoto, per spiegare che l'America sta un po' cambiando e i luoghi comuni, cioè si sta modificando, e puoi trovare anche un lama che è un animale peruviano in montana, che non c'entra niente, però niente, si sta modificando e si sta evolvendo, cioè c'ha mille sfaccettature, però il mondo il rapporto tra uomo, spazio, automobile rimane sempre lo stesso. E quindi anche riflettere sull'America come, eccolo qua, l'America come luogo non solo da percorrere, ma anche dove sostare, come ho fatto io. Basta. C'è qualche altra curiosità? Questo è il lama, comunque. Oh, non so se l'ha venduto. Il vecchio cavolo. L'ho comprato io. L'hai comprato tu? Volevo fare questo pendiccione. Va bene, allora se non ci sono altre. Ma io l'ultima volta che ho visto una sequenza di immagini era al Wild Photo Festival in Formula Party, dove Walter Binotto, che ha vinto due tradizioni, ci faceva vedere le sue fotografie naturalistiche fatte sul grappa in quella zona. Qui parliamo di farfalle, camosci, bolle di sapone che si cristallizzano. Poi ha fatto una sequenza infinita di fotografie, le ha montate tipo filmato con della musica classica, quindi ha raggiunto dei livelli di poesia e lirismo incredibili. Qui siamo all'opposto, qui abbiamo dei racconti parziali di oggetti artificiali, le macchine, che non sono riconducibili a un discorso generale, almeno uno vede 40 pezzi, 40 frammenti, è un lirismo, una poetica molto diversa da quella della natura, della farfalla e dello stemma. Sì, quindi devo essere sincero, là c'era una certa poesia, qui la poesia uno deve un po' andarsela a cercare, perché sfugge poi, ripeto, il contesto, cioè adesso io sfido chiunque a vederci il Montano, Las Vegas dietro queste fotografie, perché io personalmente ci potrei vedere qualsiasi altro posto del continente sud o nord americano. Cioè, sì, sì, quindi... ma infatti è un po' anche decontestualizzare un po' lo spazio, perché appunto essendo così chiusi io l'ho un pochino decontestualizzato e non volevo stereotipare troppo le mie immagini.
non so se ci sono riuscito, ma spero di sì, in un ambiente, come dicevamo, completamente stereotipato e molto difficile da lavorare, come gli Stati Uniti, perché è già stato fatto un po' tutto, è il luogo più fotografato e fotogenico in assoluto per antonomasia, quindi ho cercato di trovare un escamotage, non lo so. Ma secondo te è giusto più dare un'idea postmoderna di un'esperienza per frammenti non riconducibile a uno storytelling particolarmente comprensibile, o magari invece raccontarci un qualcosa più organico? Cioè, nel senso, tu dal tuo viaggio hai capito che tutto è un gran casino, o ci vedi delle coordinate? Perché sicuramente ci vedo un po' di coordinate, le vedo, però è anche tutto un gran casino. Cioè, non è che mi do tutto un po' un'incognita, anche questo è il lavoro frammentario, non avendo delle vere e proprie coordinate, cioè, lascio tutto un po' all'apertura, non so come dire. Perché a casa, poi mi taccio, la casa editrice Von Humboldt, che lavora con dei fotografi, ha mandato uno scrittore e un fotografo nel sud, zona New Mexico, e hanno fotografato tutta una serie di resti industriali, scarti industriali, e hanno raccontato il nulla del sud ovest americano, nel senso personaggi un po' particolari, incontrati in strada facendo, e effettivamente ha raccontato l'entropia del mondo, cioè non c'era un filo conduttore, era un racconto del caos. E a me questo racconto per immagine è sembrato più loro che un Walter Binotto, ecco. Quindi, grazie. Grazie a te. A posto. Io sto facendo ancora un momento intanto per ringraziare a Marco D'Arpino e il Centro Più Power che ha potuto organizzare questo incontro proprio qui al Blanco Studio, e ringrazio soprattutto Sergio Giusti che all'ultimo è riuscito venire a sostituire Roberta Valtorta, che inizialmente doveva presentare il libro ma che questa mattina non è stato bene, e quindi questa mattina abbiamo cercato comunque di fare del nostro meglio, e Sergio spero che sia stato anche ancora meglio il mio lavoro che Roberto. Io ho visto, quasi ero dietro nel bagagliaio. Roberta, la sentita, vi saluta tutti e si scusa naturalmente per essere riuscita a venire. Quindi grazie, e lasciamo invece la parola a Emiliano. Ai prossimi.